con precisare alcune cose, dimostrare alcune cose che abbiamo detto mercoledì scorso. Prendiamo uno spazio vettoriale in corpo K. Allora, poi prendiamo l'1 UM, un sistema di generatori di Q. Quindi per ipotesi, diciamo, lo span di Qm è uguale a Q. Allora esiste K. Questo qui chiamiamolo G per dire generatore. G dove J1 è maggiore o uguale di 1, minore di J2, minore di JK. Tale che diciamo, senza scriviamo tale che base, quindi vedete io ho uno spazio vettoriale, per ipotesi ho un sistema di generatori, da questo sistema di generatori posso, scartandone alcuni, ottenere una base di Q. Qual è la differenza tra un sistema di generatori e una base? Se vi ricordate, una base deve essere contemporaneamente un sistema di generatori e parte libera, cioè i vettori non potevano essere, non dovevano essere linearmente indipendenti. Un sistema di generatori genera V nel senso che le combinazioni lineari di questi elementi fanno V, ma non necessariamente sono linearmente indipendenti. Queste cose ormai, vabbè, abbiamo detto, ci abbiamo insistito tanto, quindi cercate di assimilarle in fretta perché sono benissimo. Allora, dimostrazione. Oh, naturalmente questi poi eventualmente gli indici verranno riordinati, rindiciati. Probabilmente noi la base, quando arriveremo alla base, la chiameremo non VJ1, VJK, la chiameremo V1, VK. Però non possiamo garantire che come base io posso, diciamo, qua dentro, se questi sono m vettori, facciamo un esempio, sono 7 vettori e poi arriveremo a una base di 4 vettori, potrò operare parecchie scelte, per esempio, che ne so, il primo, il terzo, il quinto e il settimo andranno bene, magari il primo, il secondo, il terzo e il quinto andranno bene, ma non posso essere sicuro che andranno bene per forza i primi quattro. Quindi non so quali devo scartare, o se ho delle possibilità di scartarne uno piuttosto che un altro. Non lo so in generale, perciò ho dovuto mettere qui degli altri indici, J1, J2 e JK, perché io adesso dimostrerò che ne posso scartare qualcuno, poi un po' alla volta, a un certo punto questi diventano una parte libera, ok? E quindi nel momento in cui sono una parte libera, rimanendo un sistema di generatori, saranno una base. A questo punto gli indici saranno quelli che mi troverò, ok? Lasciamo stare che noi, quando poi prenderemo una base di V, scriveremo probabilmente V1, V2, Vk, perché probabilmente abbiamo preso questi vettori e li abbiamo rinominati in maniera tale
diventa rendere tutto più semplice. Allora andiamo a fare la dimostrazione. La dimostrazione consiste essenzialmente in questo passo. Io prendo un sistema di generatori e allora, due sono le possibilità. O questo è fatto da vettori indipendenti, cioè da una parte libera, e allora è una base e non ho niente da dimostrare. Se viceversa non è una base, vuol dire che i vettori sono linearmente dipendenti. Allora, se sono linearmente dipendenti, io faccio vedere che posso scartare uno dei vettori di partenza e dopo che l'ho tolto, quelli che rimangono sono ancora un sistema di generatori. Basta, la dimostrazione finisce qui. Perché? Perché ovviamente questo passo si può iterare. Supponiamo io ne avevo 7 di vettori, sono linearmente dipendenti? No. Allora applico la definizione di lineare dipendenza e faccio vedere che ne posso scartare uno dei 7. Quindi quello che generavo con 7 vettori lo continuerò a generare con 6 vettori. Sono linearmente dipendenti? No. E allora ne scarto un altro. Sono linearmente dipendenti? No, a un certo punto devo finire. Perché altrimenti cosa può succedere? L'unica cosa che può succedere è che riscarto tutti. Ma se riscarto tutti, alla fine resterò con nulla, cioè con lo spazio che è il solo vettore nullo. No? Se non ho vettori, resterò con un vettore, seppure questo vettore è realmente dipendente. Qual è l'unico vettore realmente dipendente? Questa è una cosa che possiamo, un'osservazione che possiamo fare a parte. Abbiamo visto, allora, cerchiamo un attimo di fare mente locale. Quando è che due vettori erano linearmente dipendenti? Quando erano? Già non vi ricordate niente più. Che avete fatto? Sabato e domenica. Quando è che due vettori erano linearmente dipendenti? Allora, lambda mu, lambda v più mu v2 uguale a vettore nullo, due vettori. Uno dei coefficienti deve essere diverso da 0, che significa per esempio che v uguale a mu meno lambda v doppio, oppure v doppio uguale meno lambda su mu per v. Quindi quando è che due vettori sono realmente dipendenti? Quando sono? Come dicevamo in geometria, cioè per i vettori geometrici, a linee, oppure quando sono generali proporzionali. Questa è la condizione di dipendenza per due vettori. E quando è che un unico vettore è linearmente dipendente? Se applicate, vi ricordate la definizione di lineare dipendenza? Una combinazione lineare dei vettori deve fare il vettore nullo con almeno un coefficiente diverso da 0. Ma qua se lambda è diverso da 0, cosa posso dire? Che V è vettore nullo. Divido per lambda. Siamo, lambda è uno scalare, cioè sta in un campo, se è diverso da 0 c'è il reciproco. Moltiplico per 1 su lambda e mi rimane V uguale a 0. Anzi, uguale a vettore nullo. Ci siamo? Quindi dico meglio quello che stavo dicendo prima. Se io dimostro che partendo da un sistema di generatori che non sono linearmente dipendenti posso togliere qualcosa rimanendo con un sistema di generatori, iterando questo procedimento a cosa posso arrivare? O a un certo punto i vettori sono linearmente indipendenti, oppure arriva un singolo vettore. A questo punto singolo vettore o è linearmente indipendente, cioè è diverso da vettore nullo, o è il vettore nullo. Questi sono, a quel punto non lo scarto, ma nel caso sia il vettore nullo genererà soltanto lo spazio nullo. Infatti noi diremo che lo spazio vettoriale costituito da vettore nullo, quando sarà dopo il teorema della dimensione, avrà dimensione 0. Gli spazi generati da un solo vettore alla dimensione 1, quelli generati da due vettori indipendenti alla dimensione 2 e così. Però per parlare poi di dimensione dovrò dimostrare anche altre cose, non solo questo. Sì. Lo scrivo, la
dimostrazione consiste nel verificare che se ho un sistema di generatori di V e se i vettori di tale fino qua se i vettori di tale sistema sono linearmente dipendenti, allora posso rimuovere un vettore dal sistema di generatori in maniera tale che i vettori rimanenti siano ancora un sistema di generatori. L'ho scritto per esteso, così ve lo trovate scritto in un quaderno. È vero che c'è la videoregistrazione, però. No. Quindi questo devo dimostrare. Io prendo i miei m vettori. Poi in realtà potrebbero essere m, potrebbe essere già di meno perché magari ne ho già rimosso qualcuno, però dimostriamo la passo iniziale, poi è chiaro che si procede per induzione. Induzione però ascesa. Allora, quindi supponiamo quindi dunque che 1 QM siano linearmente dipendenti. Allora che vuol dire? Allora avremo lambda 1 1 più lambda 2 2 più lambda m uguale a vettore 2 con diciamo poi esiste il compreso tra 1 ed m tale che lambda i sia diverso. Quindi V con I è uguale a meno lambda 1 su lambda I V con 1 meno lambda 2 su lambda I V con 2 meno lambda I meno 1 fratto lambda I V con I meno 1 meno lambda I più 1 fratto lambda I
D più 1 D meno lambda M fratto lambda I. Semplicemente, come già mercoledì, ho preso il termine lambda I con I, l'ho portato dall'altra parte, e siccome so che lambda I è diverso da 0, posso dividere per lambda I, e quindi ho espresso lambda I come una somma di Q con 1 per un certo coefficiente, Q con 2 per un altro coefficiente, Q con 3 per un altro coefficiente, quindi come combinazione lineare di quelli che rimangono. Quindi cosa posso concludere? Cerchiamo di far entrare la dimostrazione in questo quadrato, il resto della dimostrazione in questo riquadro. Quindi Q con I appartiene allo span di Q con 1, Q con I meno 1, Q con I più 1, Q con M. Cioè, qua cosa c'è scritto? Che io usando gli altri vettori, quelli senza Q con I, posso generare Q con I. Quindi per cui lo span di Q con 1, Q con I meno 1, Q con I più 1, Q con N è uguale allo span di Q con 1 con M che è uguale a V. Adesso questo passaggio lo spiego un attimo, anche se dovrebbe essere abbastanza intuitivo. Allora, l'idea qual è? L'idea è, io supponiamo che M era 5 e I era 3. Allora, con i vettori Q con 1, Q con 2, Q con 2, Q con 3, Q con 4 generavo Q con 3. Ora io sapevo che tutti i vettori da V con 1 fino a V con M, quindi nell'esempio da V con 1 fino a V con 5, se andavo a usare le loro combinazioni lineari generavo tutto. L'osservazione è, V con 3 mi serve per generare Q? No, perché io prima faccio le combinazioni lineari di V con 1, V con 2, V con 4 e V con 5 e genero anche V con 3. A quel punto, per fare lo span posso usare anche V con 3 e quindi ricado nel caso precedente, ma nel caso precedente io avevo che lo span faceva tutto Q, quindi anche togliendo V con 3 lo span rimane. Quindi cosa ho dimostrato? Ho dimostrato esattamente che ho m vettori in partenza, sono dipendenti, ne posso togliere uno e continuo ad avere un sistema di generatore. Adesso che succede? Avrò m-1 vettore. Se sono dipendenti, ne potrò togliere un altro. E così via, fino a quando? E fino a quando quelli che rimangono non sono linearmente indipendenti. A meno che sono dipendenti fino alla fine, ma in quel caso abbiamo già visto che alla fine arriverò con un solo vettore, se è dipendente pure lui, sarà il vettore. Quindi alla fine o arrivo a un certo numero di vettori, 1, 2, 3, quelli che siano k, abbiamo messo in generale, finalmente indipendenti, oppure arriverò, se non avrò vettori finalmente indipendenti, arriverò al vettore, a un unico vettore che però sarà il vettore 1. Fine della dimostrazione. Adesso è inutile che io lo ripeta 50 volte, visto che facciamo degli farò un esempio di questo di questa procedura. Farò un esempio così ci capiamo meglio.
anzi ne farò due. Esempio, allora V è uguale a R3, quindi è uno spazio vettoriale su R, quindi gli elementi di V sono le triple XY. Allora prendiamo 5 vettori, V con 1 uguale 1, 0, 1, anzi abbiamo detto che i vettori normalmente se non ci scriviamo nulla li dobbiamo mettere per colonne e mettiamoli per colonne. 1, 0, 2, 2, 4, 2, 1, 0, 3, 4, 1, 4, 2, allora noi dobbiamo nella procedura dovevamo avere l'ipotesi che questi fossero un sistema di generatori per V. Allora io ho preso VR3, allora dobbiamo far vedere che io facendo le combinazioni di questi riesco a ottenere tutti i vettori di R3. Questo per adesso non lo voglio dimostrare, lo do per buono, lo dimostro più. Quindi supponiamo che sia vero. Allora, in ogni caso il ragionamento rimane uguale perché chiamiamo span di V1, V2, V3, V4, V5, chiamiamolo V2. Mettiamola così. Adesso questo a sua volta è uno spazio vettoriale. Questi sono un sistema di generatori di V2. Allora cominciamo. Quindi sicuramente a V doppio si applica l'ipotesi che abbiamo scritto, della proposizione che abbiamo scritto, cioè questi effettivamente sono un sistema di generatori di V. Sono indipendenti o no? Ecco, questo diciamo lì abbiamo fatto un ragionamento condizionato, abbiamo detto se non sono dipendenti ne posso scartare uno. Se non sono indipendenti, cioè se sono dipendenti ne posso scartare uno. Il problema è chi me lo dice se questi sono dipendenti o no? Devo fare dei calcoli. Allora, osservazione. Prendiamo V4 è uguale a V1 più V3. Allora, l'ho costruito io in maniera tale che fosse uguale a V1. Va bene? È una relazione di dipendenza lineare questa, sì o no? I vettori da V1 a V5 sono realmente indipendenti oppure no? Secondo voi? Scriviamola così. Meno V4 più V1 più V3 uguale a vettore.
è una relazione di dipendenza lineare, sì o no? Sì. Allora, vi ricordate come è fatta la relazione di dipendenza lineare? Lambda 1 V1 più lambda 2 V2 più lambda 3 V3 più lambda 4 V4 più lambda 5 più 5 uguale a vettore 2. Qua lambda 1 quanto va? Lambda 2? Lambda 3? 1. Lambda 4? Meno 1. Lambda 5? 0. Ci sono alcuni vettori che compaiono e alcuni vettori che non compaiono. Quando si parlava di relazione di dipendenza lineare? Quando almeno un coefficiente era diverso da 0. Quindi quando ci compariva almeno un vettore, qua ce ne compaiono 3, sta posto. Quindi adesso chi posso eliminare? Quindi V1, V5 sono linearmente dipendenti. Adesso chi posso eliminare? Allora, chi posso eliminare? V4 oppure V3 oppure V1, V2 e V5 li posso eliminare? Da questa relazione no. Cioè posso eliminare uno qualunque dei vettori che compaiono qua dentro. Allora, torniamo indietro. V4 era V1 più V3. Che significa? V4 mi serve a qualcosa? Per se ho già V1 e V3 è inutile tenersi V4. Perché? Prendo V1, prendo V3 e faccio la somma e ottengo V4 e poi lo metto là dentro e poi faccio tutte le altre combinazioni lineari. Combinazioni lineari, combinazioni lineari, sempre una combinazione lineare viene. È chiaro? Se io faccio iterativamente le combinazioni lineari delle combinazioni lineari, c'è sempre una combinazione lineare. Quindi nel fare lo span, cioè sottospazio vettoriale generato da, una volta che ho V1 e V3 e posso generare V4, V4 diciamo posso togliere se voglio, oppure volendo potevo togliere V1 o V3, ma non è che posso togliere tutti e tre insieme, posso togliere uno dei tre. Decidiamo che vogliamo togliere V4, quindi diciamo che questo è uguale allo span di V1, V2, V3 e V5. Adesso vediamo un po'. Vediamo un po' se ne posso togliere qualcun altro. Cominciamo a fare così un po' di tentativi, poi vedremo come procede più in generale. Osserviamo che V5 meno V3 quanto fa? Quanto fa? Fa 0, 0, 2. Poi facciamo V5 meno V3 più V2 quanto fa?
2 1 2 o no? Però se ci tolgo un'altra volta V3, allora se ci tolgo un'altra volta V3 quanto fa? V5 meno 2V3 più V2 quanto fa? Fa V1. Quindi abbiamo osservato che vale questa regola. Allora, è una relazione di dipendenza lineare? Sì. Basta che ci compaia, che sia lineare, che ci compaia qualche vettore dello sistema. V5 non ci compare più perché l'abbiamo già, scusate, V4 non ci compare più perché l'abbiamo già eliminato. Ci compaiono questi quattro vettori qua. In questo caso compaiono tutte e quattro. Quale di questi vettori possiamo eliminare? Uno qualsiasi. Uno qualsiasi. Per esempio, visto che ce l'abbiamo già scritto, 1 l'abbiamo già scritto come combinazione di anni, quindi possiamo dire, qui cancelliamo 1 uguale n di q2, q3. Adesso fatemi cancellare, lasciamo solo i vettori che abbiamo scelto. Adesso l'unica cosa, cioè qua mi rimangono da vedere due cose. Cominciamo a vedere se posso, diciamo, scartare ancora qualche altro vettore. Stavolta il mio intento sarà di dimostrare che non posso scartare più niente. Allora, quando è che non potevo scartare più niente? Prima io ero sicuro che i vettori erano dipendenti, quindi ho cercato delle relazioni di dipendenza lineare. Stavolta provo a vedere se sono dipendenti. Allora, cosa comincio a fare? Faccio lambda v2 più mu v3 più nu v5. Sostituiamo. Qua viene lambda che moltiplica 2, 1, 0 più mu che moltiplica 1, 1, 1 più nu che moltiplica 1 1 e impongo che questo faccia il vettore 2. Quindi adesso io provo a imporre che siano linearmente dipendenti. Ho dimostrato che sono linearmente dipendenti? No. Perché? No. Perché adesso se vado a scrivere questo è un sistema di equazioni, se andate a vedere. Se qualcuno non lo sa tradurre questa uguaglianza in un sistema di equazioni, qual è il sistema di equazioni? Ditemi la prima equazione. Allora, qual è la prima equazione? 2 lambda più mu nu uguale 0. Allora, se questo è vero, deve essere vero coordinato per coordinato. La prima coordinata fa 2 lambda più mu più nu e deve fare 0. Andiamo a vedere la seconda coordinata. Lambda più mu più nu pure deve fare 0. Poi abbiamo mu più 3 nu e deve fare 0. Adesso abbiamo queste tre equazioni.
Adesso fate la sottrazione, la prima equazione meno la seconda equazione, cosa rimane? Lambda fa 0. Allora se lambda fa 0, mu più nu fa 0, e qua lambda fa 0, e poi mu più 3 nu fa 0. Adesso fate la terza equazione meno la seconda, cosa viene? 2 nu uguale a 0. Riuscite a seguirmi o non credo di andare troppo lungo. Quindi lambda uguale a 0 ce l'avamo già, nu uguale a 0 viene facendo la differenza di queste due, 2 nu uguale a 0 significa nu uguale a 0, no? E beh, se nu uguale a 0 adesso sostituisco e viene pure nu uguale a 0. Cominciate a capire il discorso della dipendenza e indipendenza. Questi sono indipendenti perché io provo a prendo una combinazione lineare generica, la provo a scrivere, impongo che faccio vettore nullo, tutti i coefficienti vengono a 0. Quindi non possono essere linearmente dipendenti, perché se erano linearmente dipendenti, questa esisteva almeno una combinazione lineare che faceva il vettore nullo con almeno un coefficiente diverso da 0, che è esattamente l'opposto di quello che appena vedete. Però attenzione, che qua la cosa ha funzionato perché, diciamo, c'era, come dire, l'occhio esperto dietro, cioè nel senso, non è che ci vuole chissà quale esperienza, tra poco penso dovreste averla pure voi questa esperienza, però io prima avevo dei vettori, erano 5, io là ero sicuro che erano dipendenti, poi vedremo perché, che in R3 più di 3 vettori indipendenti non ci possono stare. Quindi un po' perché ce l'avevo messa io, un po' la mia volta, un po' perché l'ho cercata e non era difficile trovarle, ho trovato delle relazioni di dipendenza lineare. Grazie a queste relazioni ho detto che per generare V doppio ne potevo togliere uno, poi ne potevo togliere anche un altro e sono rimasto con 3 vettori. Quando sono arrivato a questi 3 vettori, anche se non avevo fatto tutti i conti prima, l'intuito mi diceva che questi erano indipendenti. Allora cosa ho fatto? Ho cercato di provare che fossero indipendenti. Ho scritto, però per provare che sono indipendenti è ben più difficile. Cioè, io scrivo una combinazione lineare, impongo che sia il vettore nullo e automaticamente tutti i coefficienti della combinazione devono venire. Infatti automaticamente tutti i coefficienti della combinazione hanno dimostrato che fanno. Allora i vettori sono indipendenti. Quindi cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che V2, V3 e V5 è una base di chi? Cosa ho dimostrato? Che è una base di V doppio, perché io con quello che generavo sapevo solo che era V doppio. Adesso però posso ancora osservare, ah scusate, V2 lasciamolo qua, era che in realtà dico che V doppio è tutto R2. Ok? Allora, questo
questa affermazione la dimostro in due. Prendo un vettore U generico di R3, quindi U è uguale alla sua prima coordinata, con 1, con 2, con 3. Qua in verità, no, gli indici li metto in basso. Come si fa in questo caso a distinguere, a chiamiamolo C1, C2 e C3, così? O chiamiamolo alfa 1, alfa 2, alfa 2. Così non mi viene in mente che siano vettori, Sul libro è facile distinguere. Questo è un vettore, sarà scritto in grassetto. Questa è una coordinata, sarà scritta non in grassetto. È facile distinguere lì, però io qua non è che mi posso mettere a fare il grassetto col gesso. Allora, le coordinate di U, del vettore di R3, le chiamo alfa 1, alfa 2, alfa 3, per non confondersi. Perché se le chiamiamo con 1, con 2, con 3, c'è la possibilità di confondere. Allora, questo qui però lo posso anche scrivere così, alfa 1, 1, 0, 0. Alfa 2 0 1 0 più alfa 3 0 0. Cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che R3 si può ottenere facendo le combinazioni lineari di questi tre vettori. O no? Io prendo un qualunque vettore, prendo 1, 0, 0 per lo moltiplico per alfa 1, 0, 1, 0 lo moltiplico per alfa 2, 0, 0, 1 lo moltiplico per alfa 3 e mi viene, poi li sommo e mi viene alfa 1, alfa 2. Quindi, effettivamente, R3 è generato da questi tre vettori. Questi tre vettori, vedremo, saranno pure loro una base di R3, anzi saranno quella che si chiamerà la base canonica. Quindi non solo saranno un sistema di generatori di R3, ma saranno anche linearmente indipendenti e non sarà difficile da verificare. Però per adesso ci serve che siano un sistema di generatori di R3, ok? Allora, se io dimostro che in W ci stanno tutti e tre questi vettori, lo dimostro qua sotto, siamo sempre nell'esempio, Allora, vediamo un po'. Io riesco, utilizzando V2, V3 e V5, riesco a fare questi vettori? Qualcuno, aiutatemi un po' con voi, dai. Non è difficile. Per esempio, il vettore 001, come lo posso ottenere? Provate a fare V5 meno V3, quanto viene? E allora 0, 0, 1 quant'è? V5 meno 2 V3. No, e V5 meno 2 V3 fa meno 1, meno 1, 1. E ottiene 0, 0, 1. Scarsi geniali, scarsi non lo so neanche, forse pure io. Allora, se V5 meno V3 fa 002, per ottenere 001 che devo fare? No, quello l'ha detto e non va bene, ho fatto vedere. Non è V5 meno 2 V3. Poco c'è. No, casomai? Meno? Un mezzo V5 meno un mezzo V3.
Allora, se fate un mezzo un 5 viene un mezzo, tre e mezzo. Meno un mezzo V3 fa un mezzo, un mezzo e fa 0, 0. Oh. Vabbè, scritto pleonasticamente, già c'è la scritta. Abbiamo fatto uno di questi. Poi facciamone un altro. Osservate che V2 meno V3 quanto fa? Fa 1, 0, meno 1. 1, 0, meno 1. E allora per ottenere 0, 1, 0, 0 che devo fare? Basta sommare quello di prima, no, se sommo quello di prima viene 1, 0, 1 meno 1 fa 0. Quindi viene V2 meno V3, quello di prima chi era? Più un mezzo V5 meno un mezzo V3. Quindi mi viene V2 più un mezzo V3 più un mezzo. O no? Allora, provate. Fate 2 no scusate qua è meno 3 mezzo 2 meno 3 mezzo fa un mezzo più un mezzo fa 1 1 meno 3 mezzo più un mezzo fa 0 0 meno 3 mezzo più 3 e mezzo e viene 1, 0 e mo? Se voglio ottenere 0, 1, 0 come devo fare? L'ultimo è facile, fa... aiutatemi dai. Quello con 1 in alto ce l'ho qua, quello con 1 in basso ce l'ho sopra, quello con tutti e 1 ce l'ho qua. Cosa basta fare? Allora devo fare V3 meno quello in alto meno questo qua, quindi meno un mezzo 5 più un mezzo V3 e ci ho tolto quello in alto. Poi ci devo togliere pure questo, devo fare meno V2 più 3 mezzo V3 meno un mezzo. Adesso raccogliamo V2 compare solo qua, quindi meno V2. V3 compare qui, qui e qui. In totale quanto fa? V3 vedete, un 1 più un mezzo più 3 mezzi quando poi ho V5 meno un mezzo meno un mezzo fa meno 1. Proviamo, devo fare questo, il primo di questo meno la somma di questo. Allora se faccio la somma di questi due fa 3, 2, 3, questo più questo fa 3, 2, 3, poi faccio il primo di questo fa 3, 3, 3, 3, 3, 3, meno 3, 2, 3 fa 0, 1. Vedete che si trova? Allora cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che questo qui chi era? E V doppio era tutte le tre, cioè che lo spazio da cui ero partito in realtà era tutto lo spazio. Quindi vedete, quando uno va a fare la cosa praticamente uno deve
diciamo, precisare tante cose e conviene farlo in un certo modo. Allora, io ho detto, preso questi 5 vettori, allora io voglio far vedere che, diciamo, voglio determinare cosa generano e poi far vedere che per generare questa stessa cosa, diciamo, posso risparmiare dei vettori, in realtà ne posso risparmiare due. In realtà mi conviene prima far vedere che posso risparmiare due vettori, e noi nel nostro caso specifico abbiamo eliminato pure Q4 perché non servivano a niente. Potevamo eliminarne altri due, non è che dovevamo eliminare per forza due. Il conto sarebbe venuto diverso. Dopo aver eliminato questi due vettori, siamo rimasti con questi tre vettori e abbiamo visto che non potevamo eliminare più niente, perché i vettori erano rimasti linearmente indipendenti. A questo punto uno si chiede, sì, però alla fine cosa generano? Allora, nel momento che sono linearmente indipendenti, io lo so, perché lo so, poi lo saprete pure voi, che generano tutte le tre. Allora, però siccome lo saprò tramite un teorema che devo ancora dimostrare, in questo caso non lo sapevo ancora formalmente, quindi lo dovevo dimostrare. Allora, come ho fatto? Ho detto, per vedere che questi vettori generano tutti R3, tutto R3, prima ho osservato che R3 è generato dalla base canonica, e poi ho fatto vedere che con quei vettori io posso produrre i vettori della base canonica. Allora, se posso produrre i vettori, facciamo un esempio. Adesso, il vettore 6, 7, 2 è uguale a 6 per 1, 0, 0 più 7 per 0, 1, 0 più 2 per 0, 0, 1, no? Se io lo voglio generare come 1, con V2, V3, V5, come devo fare? Come devo fare? Fatemi cancellare questo pezzetto qua. Scriverò 6, 7, 2 è uguale a 1, 0, 0 sta scritto qua, quindi è 6, sostituisco questa espressione, quindi V2 meno 3 V3 più 1/2 V5. Poi più 7 per questa espressione qua, cioè meno V2 più 3 V3 meno V5 più 2 per la prima espressione, che era 1/2 V5 meno 1/2 V3. Adesso andiamo a fare i conti. Cominciamo con V2. In realtà, se lo scrivevo questo qua, meno 1/2 V3 più 1/2 V5 è meglio, così stanno sempre scritti in ordine V2, V3, V5. Allora, cominciamo con V2. Quello è 3/2 meno 3/2 V3 a 6 V2 meno 3/2 V3. Ok, grazie. Sì. Cominciamo a fare i conti con V2. 6 V2 meno 7 V2, qua V2 non c'è, in totale quanto fa? Meno V2. Poi con V3, 6 diviso 2 fa 3, 3 per 3 fa 9, meno 9 V3 più 21 V3 fa 12 V3 meno 1 V3 fa 11 V3. Poi V5, 6/2 fa 3, meno 7 fa meno 4, più 1 fa meno 3. Adesso andiamo a controllare. Allora, lo scriviamo qua, meno V2 fa meno 2, meno 1, 0. Poi più 11 V3, quindi qua più 11, 11, 11. Poi meno 3 V5, quindi più meno 3, meno 3, meno 9. Uguale. Allora, 11 meno 2 meno 3 fa 11 meno 3 meno 1 fa
prima andava per fatto. Se non avessimo corretto questo errore, arriviamo là e troviamo che non tornava, e quindi dovevamo poi andare a cercare il numero. Quindi è stata utile la correzione. Va bene? Ok. Quindi lo ripeto un'ulteriore volta prima di fare una pausa di 5 minuti. Io ho un sistema di generatori di uno spazio vettoriale. Posso scartare, l'idea è, l'ho dimostrato, che fino a che questo sistema di generatori è fatto vettorialmente indipendente, ne posso scartare uno alla volta, fino a quando? Fino a quando arriverò a una base, cioè a un sistema di vettori che è sempre di generatori per lo spazio dato, ma è anche linearmente indipendente. Nell'esempio siamo partiti da 5 vettori che generavano qualcosa. Abbiamo fatto vedere che ne potevamo scartare 2 e quindi siamo rimasti con 3. Quando siamo arrivati a 3 abbiamo dimostrato che sono linearmente indipendenti e poi a questo punto abbiamo dimostrato che in realtà generavano n. Ok? Quindi diciamo, io ero partito con un sistema di 5 generatori di R3 e ne avevo scartati 2.